Thank you.
Ma tanto che sta qui oltre che guarda. Poi ci sono venuti a ricare i vinti. Ma che buttotto mi voglio essere un rifugio. Se fumi. Che ti ha paura se mi lascia. Che vestiti ce l'hai? Sfera, sferetta, lambretta, tombetta, palla, palletta, pallina, palle. Vedo palle. Che palle?
diranno palle rotte. Che vuol dire? Che palle. Guarda, guarda. Qui nascerà capanna. Castello, casa, castellette, castellette. E uno che si chiama Montinovo. Pianatore, zucchetta, strabbio, strabbiolo Manuele. E un coso, tanti cosi, camminano con due zampe. C'è qualche bono? 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 Sì, sì, stecchi, stecchiola, stecchietta. Ma che stecchia, che buffo! Guarda, guarda, Daniele, Michele, Francesco, Marco di Rondello, ma Francesco... Si vede! E com'è? Com'è? Ah, guarda, guarda, Stortarello, Paccarello, Pacusse. Ah, Belardì! E poi guarda, guarda, un paese. Rosa, no. Rasa, no. Rosaura, nemmeno. Rosina, ma che? Rosora, sì sì. E poi un coso, quello che comanda, il sindaco. E il prete, che fa il prete? Che buffo quello del 1994. E il detego, dove noi ci incarneremo e una sera saremo nel centro storico. Grazie.
Silenzio, che senza microfono, eh? Mi si sta zitto senza microfono. Questa è Rosola. Qui fonderemo il castello di Rosola. E tu chi sei? Il sindaco. Ah, proprio a te volevo. Chi ha scritto il libro sulla storia di Rosola? Un po' la casa e scappa fuori. Eccoli, eccoli, Mauro! Un'altra torcia, chi è? Grazie.
per portarle nei nostri conventi.
attraverso il vino e attraverso l'olio. Sì. Io sono l'abate e questo è frate Stone. Frate Stone. Perché è l'unico frate che sa leggere. Lui invece è fra Zappetta, che coltiva il nostro orto, grazie Dio. Invece lui, come potete ben vedere, è fra Pappina, che scopetta dalla sera alla mattina. Ah, siete voi che avete preso tutte le nostre terre di Damo. Il bravo Longobardo e quel disgraziato del paganello da Rosora ha firmato la donazione. Oh, invece di stare a sentire te, caro Longobardo, noi preghiamo. Ora pro nobis lodiamo il Signore Dio. Sant'Antonio nel deserto si cuceva gli dai ulini, il demonio del deserto gli rubette i fucili. Sant'Antonio se ne frega, con le mani se li bagna. Sant'Antonio se ne frega, con le mani se li mangia. Sant'Antonio nel deserto si cuceva i pantaloni, il demonio per dispetto gli rubette i buttoni. Sant'Antonio se ne frega, con i lacci se li lega. Sant'Antonio, Sant'Antonio, lui nemico dell'udemonio. E tu sai che avevi detto, scusa? Voi avete rubato tutte le nostre terre. Bevevano i nostri nonni? Sì! Bevevano i nostri padri? Sì! E noi che figli siamo, beviamo, beviamo, beviamo. E noi che figli siamo, beviamo, beviamo, beviamo. E noi che figli siamo, beviamo, beviamo, beviamo. E noi che figli siamo, beviamo, beviamo. Qui si svolgerà la nostra festa, si svolgerà un torneo e tutto il resto. Thank you.
ci vuole per farvi contenti. Voglio raccontarvi la storia di un re molto bizzarro, Re Carlo, e dell'avventura sua quando nel castello, dopo la guerra, ritornò. Abbassa un po' il microfono, abbassa un po', ecco, abbassa un tantino, abbassa lì, lì. Ancora, ecco. Tra i glicini e il sambuco, il re si dileguò.
giusta. Il viaggio di Nolfo. Di chi? Il viaggio di Nolfo. Oh, certo che sei bella davvero, eh. Oh. Beh, allora, non posso non cantarti un magnifico lai. Aspettavi solo questo? Allora stai lì che te lo canto. Quando i fiori più lontani.
abbastanza? E allora, vieni un po' con me. Qui. Del castello, dove ho preso questo tronco. Con questo tronco voglio costruire il crocifisso per la chiesa di Rosone. Avete visto quanto è bello quello di Montecarocco? E quello di Castelplano? Quello di Rosone sarà ancora più bello. Ah, dimenticavo. Vi presento mia moglie, Caterina. Più il filo, ma non è. Oh.
Sull'aereo per l'Italia, Roberto Baggio ci ha ridato la vita. E ancora, nel segno dei Baggio, Dino e Roberto, si è conclusa la sfida estenuante contro la Spagna, quando erano praticamente certi i tempi supplementari. Insomma, fino ad ora mi pare di poter dire che ha avuto ragione Azeglio Ricini quando disse che un'Italia appena decente non avrebbe faticato a far bella figura in questo mondiale. Io mi chiedo però, e lo chiedo anche ai nostri ospiti... Perché non ha l'allenamento lui? No. Vabbè, comunque... Erano squadre diverse, erano momenti diversi. Se un'Italia decente può bastare oggi per battere la Bulgaria. È un tema di discussione, perché no? Grazie alla bravissima Miss Stewart e Alba. Allora, siamo arrivati all'angolino del pronostico, cioè vogliamo sapere cosa pensate voi telespettatori da casa, come andrà questa partita. Io lo so, noi tutti diciamo per l'Italia.
un pastore di Scaramanzia. Io voglio dire una piccola cosa a tutta l'Italia. L'altra volta, quando giocava l'Italia, l'Italia e Norvegia, ho detto che avrei offerto una cena a chi avrebbe segnato. Ho segnato di Novaggio, quindi sono gli debbo una cena. Questa volta mi voglio rovinare, offrirò una cena a tutti quanti, a chi, a te, non solo a chi perde, non solo a chi segna, ma a chi stoppa, a chi ferma la palla, a chi para, a chi dribbla, e poi a tutti, allenatore, massaggiatore, medico, tutti quanti, sono tutti invitati. C'è il vincolo, quindi giocate bene. Allora, a questo punto dovrei avere un telespettatore della casa che chiude le nostre urne. La mia voce è ancora pronta. Buonasera. Buonasera. Ho avuto il piacere di parlare. Con Luciano. Ciao Luciano. Allora, dici com'è l'atmosfera lì a casa, così una casa italiana. Siamo tutti tesi, sono emozionati. A chi lo dico? A me manca il respiro, veramente. Sono anche a me, io sono molto emozionato per essere al sesto. Senti, qual è il tuo pronostico, dici? Il mio è molto ottimistico, 4-2. 4-2 per l'Italia, wow! Va bene, noi ne terremo conto e poi a fine partita, sperando di esultare insieme, ti faremo sapere. Ora ti saluto e ci vediamo dopo la partita. Grazie. Allora, vi ricordo che con lo... Più forte. Vabbè, poi vediamo, scusi, forse non sono capito. Ma magari, me ne fa tre etti di Farmagotto? Ci abbiamo Farmagotto? No. No. Ah, capito. Hai capito. Prima ha mandato questa a me. Se vede che sta a medico. Tu fai che ti andati? Mamma, ho detto io prima, signora, ma fai con la testa. Rotti con il Farmagotto, dai, corri, vai, vai, via! Marco, ma mi ami? Ma quanto mi ami? E mi pensi? Ma quanto mi pensi? Oh, scusa, un'altra telefonata. Papà, è il tuo commercialista. Mi raccomando, fai presto con Marco in linea. E un attimo e te lo ripasso. Pronto? Ma allora devo pagare. Tanto. Tanto. Ma tanto quanto! È mio fratello! Ma allora l'hai comprata! E corre? Ma quanto corre? Oh, scusa, ho un'altra chiamata! È Carlo, il tuo studente. Mi ami? Ma come mi ami? Dopo 20 lezioni in inglese si scrive mi ami, si legge Miami, Miami. Magotto? Mi puoi mettere la vaschetta? Che ha detto? La vaschetta. La vaschetta. E non ce l'ho la vaschetta. E certo che serve. Ma è via. Siamo pure il secchiello. Sì, Cavaletta, così ce va a Giocosti e falla finita. È un po' primitivo. Il corvo nella vaschetta. Che danza, che birra. Tutti uguali. Però se ne manca uno. È uguale. Fa pezzo. Ma state strada. Vedete, prima moda.
cominciamo? I'm
Oh.
Thank you.
Sono i quattro bambini del Perù.
focalizzato nel suono della E. Adesso se lo fa sentire un pezzettino. Thank you.